e sono 24 anni che il Torino non riesce a vincere al San Paolo. Uno 0-0 dunque nel rispetto della tradizione, in un certo senso, ma che dice pure della paura di perdere che ha condizionato i 22 in campo ed in pratica il gioco. L'inizio è tutto partenopeo. Al secondo minuto, discesa di Giuliano, scambio con Chiaruggi, tiro del capitano, Castellini si salva in angolo. Poco dopo, altra veloce incursione. Vavassori, tra i migliori in campo, ha neutralizzato Claudio Sala, serve con precisione Massa, che al volo fallisce il bersaglio. La pressione del Napoli continua. Al quarto d'ora questa punizione, battuta dall'ottimo Chiaruggi, intervento di La Palma e Savoldi di prima, spedisce al lato. Inversione di fronte, il Toro si affaccia nell'area napoletana. Su attacco di Butti, Carmignani vola e respinge di pugno. Sopraggiunge Claudio Sala e la sfera questa volta è bloccata. Lo scadere del primo tempo vede ancora in avanti Granata e l'ultimo lancio è di Graziani. Dicevamo della paura di una sconfitta, forse per questo il Torino è sceso oggi al San Paolo nella stessa formazione di due domeniche fa, a Milano contro l'Inter, con Zaccarelli numero 6, in posizione arretrata, cioè rispetto al suo ruolo abituale. Ne è scaturita una minore spinta per l'attacco. Da parte loro i napoletani, con molto ordine, hanno dato poco spazio ai centrocampisti torinesi per i rifornimenti alle punte, ma per la scarsa vena di Savoldi e Massa non sono riusciti ad approfittare dell'ottima forma di Chiaruggi. Nella ripresa qualche emozione in più, soprattutto per questa azione al 60esimo. Chiaruggi per Burnic, che spesso oggi ha lasciato le retrovie per dare il contributo della sua esperienza anche in attacco, ma Castellini non consente alla sfera di raggiungere il bersaglio. Gli applausi al vecchio Tarcisio vengono tributati ugualmente. Al Torino poi si offrono altre occasioni per conquistare l'intera posta in palio, come questa, da Graziani a Patrizio Sala, tiro settante, ma nulla di fatto. Al 77esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sopraggiunge in velocità Pecci, ma Carmignani è ben piazzato. È il serrate finale dei Granata, non più impensieriti dalle manovre degli avversari, ma il risultato non cambia. Napoli 0, Torino 0.